che non avesse un'aula consiliare per poter discutere della democrazia, della partecipazione, del futuro del Paese, e soprattutto abbiamo creato un nuovo comando vigile più funzionale, più bello, più alla portata dei cittadini. Credo che abbiamo fatto un lavoro eccezionale, sono per questo anche fiero ed orgoglioso, che oggi possiamo dire Montenegro Novella sta uscendo fuori da quel pantano che, su cui era caduto. Sono anche fiero ed orgoglioso di dire che il lavoro da fare è ancora tanto, ma con l'impegno, la passione e la dedizione che stiamo mettendo, siamo sicuri che Montecopio Rovella non potrà e non dovrà mai più invidiare nulla a nessun tipo di amministrazione limitrofa e non solo. E rappresentati nel modo che oggi vedete è espressione del rispetto che noi dobbiamo avere nei vostri confronti. L'orgoglio di rappresentarvi, di rappresentare la comunità che ci ha eletto, è forte e deve essere pari alla fiducia che ci avete dato. Siamo sì, orgogliosi, fieri, felici stasera di inaugurare finalmente un'aula consiliare degna di questo nome, degna non di noi amministratori che ci andremo a sedere, ma degna della cittadinanza di Montecorvino Rovella. Intitolarla al sindaco Cavaliere Gioacchino Carpinelli è importante, perché Don Gioacchino, così come lo chiamavano tutti, è stato il sindaco della gente, è stato il sindaco che non si è chiuso nelle stanze istituzionali, ma è stato tra la gente, ha lavorato per i cittadini di Montecorvino Rovella, e quindi questo non può che essere per noi l'esempio che vogliamo portare avanti come amministrazione, quindi essere un'amministrazione presente e lavorare per il bene della collettività.